C'è più natura di quanta non si possa immaginare nelle città, dove gli spazi dedicati al verde pubblico, che ospitano inaspettati esemplari di specie animali e vegetali, ci dimostrano che la convivenza con l'uomo è possibile e va preservata. Le nostre città devono diventare amiche della natura e del clima. È con questo messaggio che il WWF Italia lancia la quinta edizione di Urban Nature, la festa della natura in città, che il WWF promuove e che si terrà domenica 10 ottobre nei 4 capoluoghi abruzzesi di provincia, unitamente ad Ortona e Lanciano. L'evento è stato presentato questa mattina in conferenza stampa dalla delegata regionale del WWF Abruzzo, Filomena Ricci, con i presidenti delle realtà locali del WWF, Nicoletta Di Francesco e Antonello Santilli, il comandante del gruppo Carabinieri Forestale di Pescara, Giancarlo D'Amato, e la comandante ad interim del reparto Carabinieri della Biodiversità dell'Aquila, Irene Sebastiani. Il 10 ottobre è l'evento nazionale Urban Nature del WWF, si celebra la natura in città. Il motto è quello di chiedere città che siano amiche del clima e della natura. Le città vanno ripensate perché noi possiamo avere una mobilità sostenibile, perché possiamo godere del verde pubblico e possiamo avere un maggiore benessere in quello che è un ambiente dove passiamo tanto tempo. Le nostre città ospitano tantissime specie di animali e di piante che possiamo imparare a conoscere. Urban Nature è l'occasione, inviteremo le persone a fare delle visite guidate insieme a noi e agli amici che ci accompagnano, quindi tante altre associazioni, la FIAB, il CAI, ProNatura e i Carabinieri Forestali, i reparti della biodiversità che da sempre collaborano a questo evento. L'occasione è stata utile anche per presentare il dépliant informativo Tante specie, un solo pianeta, realizzato dalla rete territoriale del WWF Abruzzo. L'opuscolo di oggi vuole raccogliere alcuni consigli di possibile convivenza tra l'uomo e la fauna selvatica. Quindi ci sono consigli, per esempio, se si dovesse avere la fortuna di incontrare un orso, oppure su come comportarsi in caso di avvistamento di lupo, o ancora per come soccorrere gli animali che troviamo in difficoltà. Tutti insieme in un piccolo opuscolo del WWF Abruzzo.